Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video nel quale parliamo ancora di Champions League, questa volta analizzando il girone del Napoli. Napoli a cui ha detto male per quanto riguarda il sorteggio della testa di serie, ma a cui è andata bene per quanto riguarda la terza e la quarta fascia. Però per questo al raggruppamento dei partenopei do 7 su 10 in base anche a quelle che sono le possibilità azzurre che devono passare il turno, magari non da primi. Però devono per forza passare il turno. Perché dico non da primi? Perché c'è Liverpool. Liverpool campione in carica e Liverpool che vuole bissare il successo europeo. Anche se, opinione personale, alla fine per me non ce la farà. A Liverpool do 9 su 10. Forse l'avversario più difficile che potesse capitare al Napoli insieme al Manchester City. Hanno una squadra formidabile, hanno un grandissimo, un allenatore veramente top. Però se dovessi scegliere solo una stella, il giocatore chiave del Liverpool, indicherei come tale Mohamed Salah. Salah che è veramente un mostro, uno che corre tanto, ha un ottimo scatto, ha un'ottima dote realizzativa, mette in mezzo ottimi cross, si accentra spesso con il sinistro e calcia a giro. Ma non ha bisogno di presentazioni in generale come giocatore perché penso lo conosciate tutti. Tra l'altro è anche il calciatore che buttò fuori il Napoli dalla competizione dell'anno scorso con quel gol ad Anfield in una serata dicembre. A Liverpool, come detto, do 9 su 10. Passando invece alla terza fascia, visto che il Napoli si trova in seconda, troviamo il Salisburgo. Salisburgo, uno degli avversari più facili in assoluto da incontrare. Domina in Austria ormai da qualche stagione, da un paio d'anni, senza un minimo di competizione. Ha asfaltato completamente la concorrenza vincendo campionati su campionati. Vi ricorderete senz'altro in campo europeo la disfatta della Lazio a Salisburgo di qualche anno fa e vi ricorderete anche il Salisburgo l'anno scorso che uscì sempre in Europa League contro il Napoli, e questa potrebbe essere una vendetta simile a quella che il Napoli potrebbe avere su Liverpool a sua volta. Al Salisburgo do 5 su 10 perché è un avversario non facilissimo in campo nazionale, ben preparato, però in campo internazionale pecca e parecchio. Un giocatore chiave, un giocatore importante per il Salisburgo potrebbe essere Minamino, che nonostante la rivoluzione che gli austriaci abbiano subito quest'estate è rimasto lì al centro dell'attacco e potrebbe veramente provare quantomeno a ferire i giocatori e il portiere di Ancelotti. Minamino che nonostante la rivoluzione, come detto, che ha visto partire anche Lainer e lo stesso allenatore Marco Rose, è rimasto lì a Salisburgo per coronare il sogno di magari passare anche agli ottavi di Champions League. Ultima fascia, il Genk che ultimamente ha sfornato diversi talenti, il Napoli ne ha uno, si parla di Koulibaly, oltre anche ovviamente a De Bruyne, Courtois e anche altri giocatori che adesso non sto qui ad elencare. Genk che comunque sforna, come detto, talenti, un ottimo club in patria, in Belgio se la partiscono sempre il campionato Anderlecht, Genk e Gent, tre squadre buone, il Napoli alla fine forse ha preso quella media, né troppo forte né troppo abbordabile, e il loro giocatore chiave, se proprio ce ne dovesse essere uno, penso sia Samatta, giocatore che per quanto riguarda la punta, la sua velocità, il fatto di essere un vero e proprio centravanti potrebbe far male alla difesa del Napoli che abbiamo visto nelle prime due uscite di campionato. Non è, almeno per il momento, il muro che tutti noi ci aspettavamo. Il video finisce qui, vi ringrazio per la visione, vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti.